Ciao ragazzi e bentornati sulla mia pagina. Oggi vi voglio parlare di uno di quelli che secondo me sono gli errori più frequenti quando si va ad allungare il muscolo quadricipite. Mi sono accorto di questo errore perché nella palestra dove mi alleno e ricevo io ci sono dei ragazzi che praticano BMX e quindi vengono qui a fare una preparazione. Quindi una cosa che io ho notato in questi ragazzi è una leggera mancanza tecnica nell'esecuzione dello stretching per il quadricipite e parliamo principalmente anche del retto del femore, perché loro fanno comunque tanti esercizi dove c'è sia una spinta da parte del quadricipite sia una flessione dell'anca. E quello che mi sono accorto è che basta poco per andare a spostare quella che è l'efficacia dell'esercizio e renderla veramente veramente bassa. Per tante altre curiosità che riguardano gli errori su questi esercizi di mobilità oppure di potenziamento, potete visitare il mio sito, scaricare le mie guide, vi lascio i link in descrizione. Quindi il classico esercizio di cui parliamo è quello dove noi dai piedi andiamo a prendere la gamba e andiamo a portare il tallone verso il sedere. Questo esercizio che è molto popolare dalle persone che effettuano per esempio delle maratone oppure che corrono per lunghe distanze e via dicendo, potete vedere tranquillamente nelle piste di atletica, viene molto spesso arricchito di alcune piccole distrazioni che ne compromettono l'efficacia. Una cosa molto importante, se non la più importante, è sicuramente l'orientamento del femore. Il femore, affinché questo esercizio sia efficace, deve essere sempre mantenuto parallelo all'altro. Nel momento in cui il femore viene spostato leggermente verso l'esterno, ecco che l'esercizio perde completamente la sua efficacia. E vi sfido a farlo. Se voi da in piedi provate a portare il tallone sulla gamba, sul sedere, se siete veramente molto rigidi, noterete che il vostro ginocchio naturalmente tende a spostarsi verso l'esterno. È il corpo che attua questo meccanismo qua involontario, non voi ovviamente. Quello che vi chiedo è, provate a portare il ginocchio nella posizione di partenza, che sia vicino all'altro, in modo che i due femori siano paralleli. A questo punto portate il tallone sul gluteo e contraete il gluteo. Dovreste sentire una buona sensazione di allungamento nella parte anteriore della gamba e se siete molto rigidi anche nella parte che riguarda il bacino, sicuramente anche nella parte più alta del bacino. A questo punto provate a spostare il ginocchio in fuori, disallineando i due femori. Stranamente, anzi non stranamente, la tensione diminuisce. Quindi questo è esattamente il concetto che vi volevo spiegare. Mantenere il corretto allineamento dei segmenti corporei dà un ottimo risultato. Andare a sfalsarlo, anche se di pochi gradi, può togliere una buona quantità di lavoro dalla zona che vogliamo andare a allungare. Detto questo, ci vediamo al prossimo appuntamento.